con la propria divisa. Ironia della sorte, il primo appuntamento pubblico del nuovo centrodestra si celebra a 100 metri da quella che fu la sede di Forza Italia prima, del PDL dopo. Alla stampa estera arrivano i ministri e i parlamentari che hanno seguito Alfano. Noi siamo per la stabilità, siamo per distinguere quelle che sono le vicende del governo da altre questioni parlamentari. Quali sono i numeri? I numeri sono piuttosto alti, il punto è che non sono stabili, non sono granitici, ma perché sono in 30, crescita. 26? Di 30 più, Senato? di più. Il numero più importante è quello al Senato. Il nuovo gruppo dovrebbe disporre di 30 senatori. Tradotto, anche senza Forza Italia, il Premier Letta conserverebbe la maggioranza, 171 senatori, anche se più esigua rispetto a quella certificata il 2 ottobre. 235 erano i senatori. Quello che abbiamo cercato fino a ieri, fino all'ultimo secondo utile, l'unità, ovviamente ci è stata negata e, tra virgolette, lo dico, ci siamo sentiti anche cacciati dalla parte estrema del nostro partito, che ha delle connotazioni culturali ben precise. La sfida è lanciata, tutti convinti che è giunto il momento di voltare pagina, andando oltre il partito unico e leaderistico del centrodestra. Noi, se vogliamo pensare di avere un futuro, dobbiamo pensare a un partito. Abbiamo proposto, abbiamo richiesto fortemente un partito che avesse una caratteristica di democrazia che nasce dal basso, perché i partiti possono essere solo così. Il giornale dice che siete di sinistra. Ci chiamiamo Nuovo Centrodestra.